3 sul campo. La Juventus deve cercare di riscattare un periodo assai negativo e già contro il Genoa andrà a caccia di punti pesantissimi per tentare di riconquistare il secondo posto e in generale di blindare il piazzamento Champions. Fuori dal campo la nuova compagine bianconera sta già nascendo. Le riflessioni sul futuro del direttore sportivo Giuntoli sono in corso. Non si può negare che almeno fino a un certo punto il rendimento della Juventus sia stato piuttosto soddisfacente. Il calo delle ultime settimane però ha testimoniato che il livello della rosa è ancora lontano dall'eccellenza. Per mettere le basi per l'apertura di un nuovo ciclo vincente, dunque, servirà ben altro. Tra le tante cose che potrebbero cambiare alla Continassa, in discussione innanzitutto la posizione di Allegri. Il tecnico livornese a fine stagione potrebbe concludere la sua seconda avventura torinese. Il club sta riflettendo sull'opportunità di avvalersi di un nuovo allenatore, con idee di gioco differenti e più europee. Dopo l'allenatore, l'idea Thiago Motta prende sempre più corpo. Verrà il momento di innestare nella squadra calciatori di sicuro valore. Sui profili che Giuntoli potrebbe seguire da vicino, al DS bianconero ne viene suggerito uno piuttosto intrigante. Dani Olmo, si può fare, il piano della Juventus. Parliamo di Dani Olmo, esterno offensivo di grande talento dell'Ipsia. Limitato, in questa stagione, da diversi infortuni, ma con doti che nel calcio internazionale sono già state certificate a più riprese. Su di lui si è espresso in questi termini il giornalista Luca Mombiano: a Juventus, se devo scegliere un nome, punto su un giocatore che so che costa un po', ma che so di poter trattare. Per me Dani Olmo può cambiare il volto della Juve, non da solo, certamente, ma lo prenderei. È tecnico, sa fare le due fasi, tiene il pallone. È prendibile, può essere un catalizzatore di gioco e gli manca solo pochissimo per esplodere. L'esterno spagnolo viene valutato dall'Ipsia tra i 50 e i 60 milioni di euro. Cifra non comodissima, ma nel caso di un addio di Chiesa al termine della stagione potrebbe esserne effettivamente il sostituto ideale per caratteristiche. Pista da seguire con grande attenzione, prossimamente. Milinkovic-Savic alla Juventus, il piano di Giuntoli è diabolico. Giuntoli ci riprova a portarlo a Torino. Nella Juve che sta muovendo i suoi passi per costruire la squadra di domani ritorna una cara, vecchia suggestione. Punto. Mancano 10 giornate al termine del campionato più le due semifinali di Coppa Italia e, eventualmente, la finale di Roma. 13 gare che contribuiranno a dare le risposte che Giuntoli attende per stabilire i punti fermi della nuova Juventus. I responsi che dovranno arrivare sulla Juve che verrà sono ancora tanti e partiranno dalla scelta del nuovo tecnico. Cristiano Giuntoli, però, sembra aver deciso che alcuni elementi indispensabili, per una concreta ed immediata crescita della squadra, debbano essere seguiti, e magari acquistati, indipendentemente da colui che poi li guiderà dalla panchina. Bergamo e l'Atalanta sembrano rappresentare interlocutori costosissimi ma in grado di poter assicurare più di elemento di spicco per la Juventus futura. Il portiere Marco Carnesecchi, il difensore centrale Giorgio Scalvini, per arrivare poi alla coppia da sogno composta da Theun Koopmeiners ed Ederson. Perché è il centrocampo bianconero la porzione di campo che merita più attenzione. Ed è lì che la Juventus opererà, probabilmente, gli investimenti maggiori. Le idee sono chiare ma gli obiettivi possono cambiare repentinamente se si presentano opportunità interessanti. E all'orizzonte della Continassa appare un volto già noto. Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic fa sempre discutere tanto in Italia. Intanto il centrocampista serbo ha segnato un nuovo importante record. Quando Milinkovic-Savic ha deciso di passare dall'Italia all'Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al Hilal, in molti l'hanno visto come un passo indietro per la carriera della mezzala,
che si è imposta come uno dei migliori centrocampisti del campionato per diverse stagioni, prima agli ordini di Simone Inzaghi e poi di Maurizio Sarri. In realtà, le cose stanno andando decisamente bene per il serbo nel paese del Golfo Persico. In 20 partite di Saudi Pro League, ha realizzato 9 gol e 7 assist, migliorando anche i numeri che aveva alla Lazio. In molti potrebbero ribattere precisando che il livello è decisamente più basso rispetto a quello della Serie A, avendo ragione, ma la continuità fisica e tecnica è sempre difficile da trovare e mantenere. Negli ultimi giorni poi, l'Al Hilal può bearsi di un record pazzesco. La squadra è entrata nella storia del calcio, siglando la 28esima vittoria consecutiva. Si tratta di un successo mondiale, nessun club aveva mai fatto meglio e sono stati superati anche i New Saints in questa speciale classifica. Eppure, del futuro di Milinkovic-Savic si continua a parlare e ci sono delle ragioni ben precise. Milinkovic-Savic può davvero tornare in Italia? Le possibili destinazioni. Gli ottimi risultati, la capacità del centrocampista di integrarsi nel gioco e i dati realizzati non fanno la felicità, non da soli. In molti continuano a dire che a Milinkovic manchi l'Italia o almeno, in linea generale, il calcio europeo. Per questo, bisogna sempre tenere in considerazione l'ipotesi che la prossima estate possa davvero tornare nel nostro paese. Per la Lazio si tratta di un affare difficile, il serbo dovrebbe tagliare tantissimo il suo ingaggio, pur riconoscendo che Roma per lui, come piazza e ambiente, sarebbe la prima opzione. Restano Inter, Juve e Milan, tutte e tre per motivi diversi in corsa. I bianconeri hanno bisogno di un nome di primo livello a centrocampo e, soprattutto se non dovesse restare Rabiot, tenterebbero di affondare il colpo. È un pupillo di Inzaghi poi, e se ci fosse la possibilità, lo chiederebbe a Marotta per aumentare il livello delle rotazioni. Infine, la profonda ristrutturazione che ci sarà sulla sponda rossonera del Naviglio potrebbe portare all'ex Lazio, soprattutto con Antonio Conte in panchina. Insomma, il suo dossier è da tenere in considerazione anche per il futuro. 4. Giuntoli ci riprova a portarlo a Torino. Se si ritorna indietro nel tempo, gli ultimi 5 anni possono bastare, si può notare come un nome, uno soltanto, in ambito di mercato, sia apparso regolarmente accanto a quello della Juventus, Sergej Milinkovic-Savic. La Juventus di Andrea Agnelli ha provato a lungo, nelle diverse sessioni di calciomercato, di fargli varcare i cancelli della Continassa. Ma non c'è mai stato niente da fare. L'estate scorsa, poi, dall'Arabia Saudita è arrivata l'offerta irrinunciabile per il giocatore, e per la Lazio, e addio sergente. Secondo Ficai.net non tutto è perduto. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che vorrebbero il 29enne centrocampista serbo nuovamente protagonista della nostra Serie A. Ovviamente non può venir meno l'insidia della Premier League che, nella fattispecie, assume le minacciose sembianze del Manchester United, ma il calcio italiano è in corsa. Accanto alla Juventus, infatti, vi è anche il Milan pronto a sferrare l'attacco per l'acquisto di Milinkovic-Savic. In casa Juventus l'arrivo del centrocampista serbo sarebbe valutato nel caso di addio di Adrien Rabiot. Ma anche nel caso in cui dovesse restare il francese, chissà.